diciamo, non solo non ci sono tracce, non ci aiutano i telefoni, spariscono i telefoni delle due vittime, sparisce il computer, non si trova nulla che possa fare ricostruire con esattezza gli ultimi momenti della vita di entrambe le persone decedute. Fino a quando non abbiamo anche altri accertamenti, sono difficili, non si individua se non dopo parecchi giorni, quando tanti tasselli finalmente vanno al loro posto, si individua l'autovettura che può essere stata, che è stata utilizzata per andare sul posto dagli autori del fatto e poi per tornare alle prime luci, più che luci, intorno alle 5, 5:30 della mattina. E questo dà la possibilità poi, grazie a questo lavoro certosino, direi notte e giorno, di finalmente di trovare il bandolo della matassa che significa viene meno uno degli alibi della persona a cui principalmente si addebitano i due omicidi, cioè il turco Samuele, e si accerta che in pratica l'autovettura è stata utilizzata, un'autovettura di altro soggetto che l'aveva dato in prestito, ignaro di quali fossero i propositi della persona che gli chiedeva appunto il prestito della.